Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Grandissimi, ebbene sì, l'avete letto dal titolo. Se vi ricordate bene, l'ultima volta ho provato io la sua dieta e ho patito la fame, mentre oggi è arrivato questo fatidico giorno dove tu proverai la mia attuale dieta di massa. Sei pronta? Vedendoti ogni giorno Sei già mangiare, sono preoccupata, eh? un po' preoccupata, però sono pronta. Ovviamente, essendo una dieta di massa, è una dieta calorica, bella sostanziosa, non mancheranno i sapori, quindi non ti preoccupare. Ma prima di iniziare vi chiedo un piccolo favore, mi raccomando, lasciate un bel Like. commento, condividete questo video con tutti i vostri amici e iscrivetevi al canale e noi partiamo dalla colazione. Let's go! Vi ricordo amici che per quanto riguarda tutti i vari integratori che andremo ad utilizzare nel corso della giornata li trovate qua sotto, link in descrizione. Mi raccomando, utilizzate il codice sconto DanFSG. DanFSG su prodotti singoli, non su pacchetti di convenienza, quindi che state aspettando? Ricaricatevi al meglio. Primo pasto della giornata, la nostra super colazione ci servirà albume bianco d'uovo, farina di avena, bevanda alla nocciola, marmellata light all'albicocca, marmellata light alla ciliegia, un bicchiere succo d'arancia, protein muesli, frutta secca buonissima. Immancabili per una super colazione, mirtilli freschissimi. Ovviamente andiamo a pesare tutto, quindi albume, ne mettiamo precisamente 220 ml di albume, successivamente farina di avena ne mettiamo precisamente 95 grammi. A questo punto, semplicissimo, iniziamo a mischiare l'impasto. Dobbiamo farlo diventare più liquido, quindi latte di nocciola, in questo caso 55 ml. A questo punto continuiamo a mischiare, vedete qua la densità non deve essere né troppo solido né troppo liquido, così è perfetto. Eccolo qua. Mi raccomando, laviamo per bene i nostri mirtilli. Padella preriscaldata, mi raccomando, amici. Adesso andremo ad utilizzare questa tecnica, quindi metà impasto lo versiamo adesso. Poi ci aggiungiamo i mirtilli, vai piccola. Perfetto. E adesso l'altra metà dell'impasto. Eccolo qua il nostro protein pancake. A questo punto 5 minuti da un lato, 5 minuti dall'altro lato a fuoco abbastanza basso ed è bello che pronto. 5 minuti sono passati, giriamo il nostro mega protein pancake. Eccolo qua. Adesso altri 5 minuti e ci mettiamo a mangiare. Mirtillo sanguinante. Mi sta venendo fame anche se oggi non mangerò io, ma mangerà questa principessa. Guardate un po' qua, amici. Squisito. Tutti i mirtilli caldi, succosi, buonissimo. Immancabile, almeno per me, un bel bicchiere di succo d'arancia. Un po' di vitamina C. Ragazzuoli, c'è un odorino che non potete capire, senti qua. Sei pronta a mangiare Buono, questo mega protein pancake? prontissima. Metà di questo pancake ci andiamo a spalmare sulla nostra marmellata light alle ciliegie e l'altra metà marmellata light alle albicocche per renderlo più buono e gustoso, ma comunque con calorie abbastanza basse. Prima metà con la marmellata light alle ciliegie fatta, l'altra metà con le albicocche. Tu quale preferisci? Allora, io preferisco quella delle ciliegie. L'albicocca in questo caso è imbattibile per quelle light. Ed eccola qua anche la seconda metà con la marmellata alle albicocche. Buonissima. E per finire e concludere questo capolavoro, andiamo a metterci una spolverata di protein muesli per dare quel tocco di crunchy in più. Che ne pensi? È molto bello da vedere e sicuramente sarà anche Sei pronta a buono. mangiarlo? Tutto per te, eh? Questa volta io non mangerò niente. Tutto, tutto. Ed eccolo qua, amici, il nostro risultato finale è veramente un capolavoro squisito. Proteico, poco calorico, non mancano i sapori, c'è anche quel tocco di crunch in più e i mirtilli che sono belli succosi che si trovano all'interno del pancake. Cioè, provatelo e fatemi sapere qua sotto nei commenti cosa ne pensate. Prego, piccola. Grazie. Buon appetito! È arrivato finalmente il mio turno di stare qua e osservare lei che mangia. Ho già fame. Ne vuoi mangiare un po' anche No, tu? no, no, tutto per te. Occhio che magari è un po' caldo all'interno perché il mirtillo, comunque, essendo bello succoso, è ancora bello caldo. Ok. So, cosa ne pensi? Davvero molto buono, Gusto soltanto che prevalente?
La marmellata, infatti okay. Secondo me c'è troppa marmellata sopra, ma io non vado matta per le cose troppo dolci. Vabbè, comunque. Però è molto, molto buono. Da 1 a 10 quanto gli dai? 8 e mezzo. Lei è bella severa con i voti, quindi va bene. Prego, finisci pure questo protein pancake. Va bene. All'interno è proprio succoso, cioè bello imitante. Quale preferisci, marmellata alle ciliegie oppure l'albicocche? Marmellata alla ciliegia. Non ti puoi tirare indietro perché l'ultima volta ho patito io la fame, quindi questa volta anche se saranno porzioni abbondanti perché è la mia attuale dieta di massa, comunque dovrai mangiarlo tutto. Sei già piena? Non so se riesco a finirlo tutto però. Sì sì, ne sono sicuro, non ti preoccupare. Ovviamente non è che tutte le mattine mangio solo il protein pancake, molto spesso mangio anche dei porridge proteici. Ho 3-4 diverse tipologie di colazione, tutte veramente buonissime. I sapori a colazione non devono mancare, deve essere bella sostanziosa perché di solito è il mio pasto pre-workout. Oggi sarà semplicemente una classica colazione. Vi mostreremo comunque tutti i valori nutrizionali qua da qualche parte. Invece per quanto riguarda il pranzo sarà il nostro pasto pre-workout. Il mio pasto pre-workout che in questo caso mangerai tu. Sei contenta? Sì, stai molto portando via tutto il cibo. Effettivamente sono abbastanza piena, però davvero buono. Ti è piaciuto? Sono soddisfatta, sì. Quindi alla fine marmellata vincente? Marmellata vincente, la ciliegia. Ciliegia. A me piace più l'albicocca. Vogliamo discuterne? No. Immancabile, abbiamo multivitaminico completo. Dammi qua la mano. Eccole qua. 2 più 2 di omega 3. Ok. Per quanto riguarda tutti questi integratori, li troverete qua sotto, link in descrizione. E con questo abbiamo concluso il nostro primo pasto della giornata, la nostra mega colazione. Come ti senti? Sei bella carica? Pronta per affrontare al meglio questa giornata? Guarda che abbiamo un sacco di altri pasti, un sacco di altre calorie, quindi mi raccomando, adesso aspettiamo altre 3 ore e siamo pronti per il nostro mega pranzetto. Come super pranzetto proteico abbiamo 2 burger di salmone veramente buonissimi. Mix di verdure grigliate, eccole qua. E come ottima fonte di carboidrati, buonissima, abbiamo riso venere. Ed eccoli qua amici i nostri mega hamburger, diamoli una bella girata. Ed eccolo qua amici il nostro secondo pasto della giornata, il nostro mega pranzetto proteico. Come potete vedere qua abbiamo i burger di salmone. Verdure a volontà, effettivamente 250 grammi di riso venere, le nostre buonissime fonti di carboidrati, quindi che dire piccola. Aggiungi pure un po' di sale, un po' di olio, quindi buon appetito. Grazie. Sembra molto appetitoso, soprattutto sono curiosa di provare gli hamburger di salmone che non li ho mai assaggiati. Ragazzoli, va famissima. Comunque vabbè, non tocco niente, tutto tuo. Un po' di sale per dargli più sapore. Sembra veramente squisito. Anche queste verdure, vi devo dire la verità, anche se sono congelate, comunque fatte in questo modo, grigliate così, non sono per niente male. Ok. Che te ne pare? Sono molto buoni. E rispetto al classico trancio di salmone che mangiamo di solito? Ah, si sente un po' meno il sapore di salmone, però cioè, è molto buono. Essendo congelato, comunque, come compromesso non è male. Mm-hmm. Ottime fonti di proteine sì, sì. E di grassi, quindi... gustatelo pure. Burger di salmone, questa principessa me li ha provati. Per quanto riguarda il riso venere? Diciamo che io lo alterno, al posto di mangiare sempre basmati, qualche volta mangio il riso venere anche. Ha un sapore particolare, però è buono. Consumo un po' di sale è buono, mi piace. Cioè, diciamo che io lo alterno perché di solito mangio sempre riso basmati come ottima fonte di carboidrati, però qualche volta per cambiare anche il gusto è più forte come quasi sapore. Quasi mi piace di più sotto questo, certi davvero? Aspetti, sì, perché ha un sapore un po' diverso, non me l'aspettavo così, però... Che dire amici, fatemi sapere qua sotto nei commenti cosa ne pensate del riso venere, se vi piace. E per quanto riguarda le verdure grigliate, ci stanno, queste sono buone. Molto buone. Sono un ottimo compromesso. Sono prego piccola, smetto di guardare il tuo piatto perché sennò veramente svengo dalla fame. Crampi lo stomaco. Non ne vuoi un pochino? No, no, tutto tuo. Ovviamente amici, essendo questo un pasto pre-workout, vi lascerò anche qua tutti i valori nutrizionali. Siamo a 875 kcal, quindi comunque sia
il quantitativo calorico è più alto rispetto alla colazione perché dobbiamo essere carichi ed affrontare al meglio il nostro allenamento. Ultimo boccone per questa principessa, intanto ti verso un bel bicchiere d'acqua. E sei pronta per andare a fare il mio workout in palestra? Fatemi sapere qua sotto nei commenti se volete vedere il mio allenamento fatto da lei in the gym. Sono un po' pieno. Tutto sommato vedo che comunque il riso venire ti piace. Non è male. Quindi lo preferisci al basmati classico oppure no? Per certi aspetti sì. Effettivamente hai un sacco di energie per affrontare al meglio il tuo allenamento e spiegaci un attimo in questo periodo come ti stai allenando. Se ti stai allenando. Sì, in questo periodo, visto che le palestre sono chiuse, comunque faccio dei circuiti in casa o comunque degli esercizi usando quei pochi... Corpo libero? Sì, a corpo libero oppure usando quei pochi pesi che ho. Ok. In casa o... Ragazzuoli, fatemi sapere qua sotto nei commenti se volete vedere un suo allenamento completo, magari per le gambe. Noi ci vediamo precisamente tra 3 ore a mangiare il nostro post-workout, il pasto subito dopo il nostro allenamento che ci ridrà un sacco di energie. Sei pronta, piccola? Abbastanza. Let's go. Vi ricordo, amici, che per quanto riguarda tutti i vari integratori che sto utilizzando in questo periodo, come Whey Protein, Shape Shake 2.0, multivitaminico, i vari pre-workout e post-workout, ma non solo, tutti gli altri alimenti proteici, li trovate qua sotto, link in descrizione. Mi raccomando, utilizzate il codice sconto DANFSG. DANFSG su prodotti singoli, non su pacchetti convenienza, quindi che state aspettando? Ricaricatevi al meglio. Invece per la nostra cenetta ci servirà riso basmati come ottime fonti di carboidrati, buonissime fonti di proteine, in questo caso abbiamo bovino adulto, quindi scamone a fette, immancabili in questo caso per dare un po' più di sapore abbiamo 100 g di pomodorini, all'incirca 150 g di riso basmati. Eccole qua. Prego principessa, metta pure il riso. 12 minuti e sarà bello che pronto. Belle spesse, davvero delle ottime fonti di proteine. Al pepe verde, squisito. Carne rossa, strepitosa. Eccola qua. Altri 5 minuti e sarà bello che pronto. Bene amici, siamo giunti alla nostra mega cenetta proteica. Sei affamata? Sono passate 3 ore dopo l'ultimo pasto, so che ti senti piena ma dobbiamo concludere questo full day fitting, mi raccomando. Quindi abbiamo, ricapitolando, 150 g di riso basmati come fonte di carbo, poi abbiamo precisamente 240 g di filetto di scamone, vi lascio qua comunque tutti i valori nutrizionali, e un 100 g di pomodorini ciliegini. Diciamolo, una volta a settimana ce lo concediamo, un bicchiere di Coca Zero a fine pasto, quindi in totale siamo a 863 kcal, direi ottima cenetta proteica. Prego principessa, buon appetito. Grazie. Basmati, vabbè, mangi anche tu di solito, no? Sì. Sembra veramente squisito. Comunque questa carne è molto buona, è molto morbida. Vero? E si sente un po' il pepe. Il bello di questo filetto è che è veramente morbidissimo, si scioglie in bocca, poi i pomodorini danno quel tocco in più di sapore e il basmati che è, vabbè, è buono anche quello, quindi che dire, che fame, basta, non posso guardare. Non fare quel sorrisetto, so che sei piena, io sono affamato. Tu hai voluto farmi fare la tua dieta e adesso io mangio. Tutta roba buona. Subito dopo il nostro allenamento, per ridare forza ed energia ai nostri muscoli distrutti, abbiamo fette biscottate integrali, marmellata light alla fragola, buonissima, uno scoop 30 g whey protein al cioccolato, una bella mela, una manciata di mandorle. Ovviamente andiamo a pesare tutto, sono 5 fette biscottate integrali, precisamente 44 g. Pesiamo anche le mandorle, in questo caso una manciata, sono più o meno 14-15 g. E ovviamente pesiamo anche la mela, siamo precisamente a 229 grammi, quindi 230 grammi di mela, 400 ml d'acqua, 2 cucchiai da 15 grammi, quindi 30 grammi di whey protein al cioccolato. Chiudiamo per bene il nostro shaker, mi raccomando. Più tardi vi dirò le calorie precise di questo super post workout. Una porzione più o meno, e qua siamo a 7 calorie per porzione. Quindi fate un semplice calcolo e quindi 7 per 5 siamo a 35 kcal. Prego. Che ne pensi? Conta che stamattina abbiamo assaggiato la marmellata light all'albicocca e la ciliegia, se non sbaglio.
Questa qua invece ha le fragole. Che ne pensi? Questa è la mia preferita. Alle fragole? Sì. Effettivamente è anche quella meno calorica, siamo solo a 7 kcal per porzione, veramente strepitosa. Si tratta di un fantastico post-workout per ridare subito energia ai nostri muscoli stanchi, distrutti e faticati, quindi fette biscottate integrali. Prego, goditi pure il nostro shaker di protein. Whey protein, proteine del siero del latte, gusto cioccolato. Che ne pensi? Buone, vero? Buone, buone. Che fame. Intanto che questa principessa si gode le mie whey protein, le mie whey protein al cioccolato, vi faccio vedere qua i valori nutrizionali di questo mega post workout. E per non lasciare i nostri muscoli senza cibo abbiamo ovviamente fiocchi d'avena, in questo caso abbiamo cioccolato fondente 78 e 85, ottimi compromessi, bevanda alla nocciola e per dare un po' più di sapore miele, mille fiori. Per quanto riguarda i fiocchi d'avena ne mettiamo 85 grammi. Eccoli qua. A questo punto ci aggiungiamo 200 ml di bevanda alla nocciola e per finire un po' d'acqua. A questo punto 2 minuti in microonde e sarà bello che pronto. 2 minuti. Ed eccolo qua amici il nostro mega porridge dopo 2 minuti. Ci aggiungiamo 20 g di cioccolato fondente, in questo caso 85%. Forse viene un po' di più di 20 grammi. 20? No. 20 grammi. E per dargli un po' più di sapore aggiungiamo 20 grammi di miele, in questo caso mille fiori. Eccolo qua. Precisi. Un'ora prima di andare a dormire abbiamo il nostro pre-nan, in questo caso veramente buonissimo. Il cioccolato fondente si sta sciogliendo, quindi prego, gustatelo pure. In più il miele gli dà quel tocco di proprio goloso, squisito. Ok, magari un po' caldino. Com'è? Mi piace. Allora, io di solito non mangio spesso il miele perché lo trovo troppo dolce, però mischiato con l'avena e il cioccolato fondente mi piace. Sì, lo aggiungo perché l'avena di solito, cioè, non è che sta di moltissimo, quindi per dargli un po' più di sapore è veramente ottimo. In più il miele al cioccolato fondente reputo che si abbina veramente bene. Che ne pensi? Piccola, buon appetito anche in questo caso, goditelo pure. Magari mi lasci un po' dopo. Certo. Un pochino. Devo dire che è veramente buono. Dai, sono contento che ti piaccia. In totale siamo precisamente a 550 kcal per questo pre-nan. Veramente squisito, strepitoso. Che dire, siamo arrivati al termine di questa lunghissima giornata. Piccola, come stai? Ti vedo un po' affaticata. Devo dire che sono un po' piena. Sai che ho mangiato troppo. Anche questa dieta completata con grandissimo successo. Ti ringrazio, Piccola, per aver provato la mia dieta, per esserti, tra virgolette, strafogata un pochino. No, però devo dire che mi è piaciuta. Che dire, amici, se anche a voi vi è piaciuto questo video, se vi piacciono questi format, mi raccomando, lasciate un bel like, un bel commento, iscrivetevi al canale e condividete questo video con tutti i vostri amici. E noi, come sempre, ci vediamo per forza al prossimo video. Grandissimi.